Intanto di dove siete, da dove venite, da che parte del tu mondo. Tu sei di Foggia, dai. La come, non mi conoscete, sono di Foggia. Sì, voglio dire. Ma dai, ma tu sei Foggia. No, io non parlo. Che devo dire? Asciugatemi il sudore. Dai, fa la sede. Allora, l'unica di Foggia sei tu, giusto? Sì. Gli altri nella dove sono? Presente, facciamo tutti insieme. Tu sei di Biccari, tu sei? Biceglie. Barletta. Foggia. No, io non sei. Voi non siete nulla? Beh, insomma, per una foggiana è un motivo di orgoglio in più per aver lavorato nella propria cattedrale, indubbiamente. Assolutamente. Com'è stato? Emozionante. Io devo ammettere che stamattina entrando, nonostante l'abbia vista tutti i giorni, la lacrimuccia è uscita stamattina. Com'è il nome? Elettra Vinelli. Ok, Elettra. E invece per chi viene da fuori come voi, il nome? Pastore Aniello. È comunque un'esperienza forte, comunque riportare alla luce una struttura chiusa da parecchi anni ha una certa importanza. Stefania Locopolo. Stefania, tutti giovani siete. Sì. E questo è, insomma, un segno in più anche di affezione diversa rispetto a questi luoghi che sono importanti. Beh, certo. Lavorarci poi è stato bellissimo e soprattutto riconsegnarla è un orgoglio. Non avete ancora finito però, no. Giusto? No, ancora, manca poco però. Ce la faremo. Quando finirete da Biccari? Radio Biccari che le notizie sono per ottobre. Il nome? Leonardo Maddalena. Leonardo. Per ottobre finire per ottobre tutto. Dovrebbero essere conclusi i lavori di restauro della parte della cattedrale. Tu sei stato un po' il punto di riferimento del gruppo? Come, diciamo così, dai. La persona più anziana. Abbiamo comunque stato l'importante, e lo può vedere anche in questo momento, che si è creato un ottimo gruppo di lavoro. Ci siamo dati forza uno con l'altro, stima soprattutto, e poi comunque questi sono lavori che vengono fatti con grande... Ma anche l'azienda è giovane come voi? No, l'azienda è abbastanza inserita nel settore da parecchi decenni di anni, è abbastanza riconosciuta come ottima azienda di restauro, col quale abbiamo noi siamo... La ricordiamo l'azienda? L'azienda edile è la Cobar di Altamura, invece la ditta per quale noi abbiamo lavorato è la Lorenzoni Restauri di Polignano a Mare. Ottima sia nel lato professionale che sul lato umano, cioè nel senso che non per nulla si cerca di lavorare in un ambiente sano e sereno, non dando l'importanza sempre del datore di lavoro e di chi opera, anzi ci rendono partecipi in tutte le fasi di lavorazione, e per questo forse si raggiungono anche degli ottimi risultati di prodotto finito.